Tiziana Ciaralli, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuta, davvero benvenuta qui nel Posto delle Parole per condividere il suo libro di poesie, 30 sottotitoli. È questa la denominazione della sua antologia poetica pubblicata dall'editore Marco Saia. Tiziana Ciaralli di Roma, quando venne al mondo un febbraio di un'altra terra per quanto fosse, cosparsa di sole viole gialle, così anemoni. Ecco, questi versi così mal letti da me sono legati alla sua essere nata a Roma e non solamente per essere nata a Roma, ma proprio da una connotazione di un tempo ben specifico. Ha pubblicato diverse poesie su vari siti, ha collaborato a manifestazioni, incontri poetici e adesso l'incontro insieme con noi è proprio dedicato a questo libro. Tiziana Ciaralli, partiamo dall'immagine di copertina. Ce la vuole far vedere, come si diceva una volta a scuola, con parole sue? Che cosa ci dice questa immagine? Allora, no, grazie per l'invito. E la copertina, allora, è un mio disegno, fatto più o meno in concomitanza, nello stesso periodo in cui iniziai a scrivere. Sono i classici scarabocchi che si fanno al telefono, quelli che si chiamano anche doodles. Quindi ho trovato un po' per via della concomitanza di tempo e un po' per questo apparente, diciamo, caos, che avessero una loro collocazione, quindi lo ritengo quasi un ulteriore componimento, anche se è un linguaggio ovviamente diverso rispetto alle parole. Quindi l'origine del disegno è questa. 30 sottotitoli ed è molto originale questa denominazione del suo libro, perché uno pensa ai titoli e invece lei 30 composizioni poetiche, per così dire, sottotitolate, ma qui il sottotitolate è una cosa molto originale, ce la racconti? Sì, diciamo una raccolta che si è andata un po' andata a prendere la veste di libro con un percorso lungo. Più di 10 anni, tra Esatto, l'altro. più di 10 anni. Il porre il titolo, che poi appunto siamo andati a definirlo sottotitolo, in coda al testo, tra l'altro a volte è un verso. È un qualcosa che è avvenuto in modo naturale, quasi istintivo. Io credo che il titolo sorga, venga alla mente un po' alla fine del concepimento di una poesia, per cui ho detto: ma perché non dare al lettore la stessa possibilità? Quindi di attraversare, slittare, pattinare, insomma, sulla superficie del testo. Senza dare indicazioni iniziali e per concludere con quello che appunto ho chiamato sottotitolo. E adesso facciamo Tra ascoltare ai l'altro. nostri ascoltatori proprio uno di questi sottotitoli. Con quale cominciamo, Tiziana Ciaralli? Allora, vediamo un po'. Io qui. Iniziamo con, e non dico il sottotitolo, lo Certo, devo lo deve leggere, leggere alla fine, altrimenti lo tutto devo quello che ci ha leggere alla detto poco fa non ha più alcun fine. senso, vero? Esatto, un po' così, alla Debussy, no? Allora, da malata si cambiava letto, gioco di quattro cantoni, quando persino la stanza, non lo sa nessuno. Ma il sale attico e quello di lisina condensano il candore delle lenzuola in bianco tassus. Io, tanto, ero fumo fra i fumi, infilata nei meandri lasciati liberi dalla biancheria marmorea. Febbre. E questo è il primo sottotitolo che Tiziana Ciaralli ci ha letto dalla sua antologia 30 sottotitoli. Questa prospettiva poetica dedicata a una persona che già ci ha letto malata, per creare
per creare una commozione, come dice in un'altra poesia, no? E questa parola commozione, Tiziana Ceralli, ce la possiamo portare dietro per tutte le poesie, vero? Beh, diamine, è un qualcosa che muove tantissimo, ha una potenza insita fenomenale. E la commozione è molto legata, nella mia esperienza di sentire, anche a cambiamenti, a inversioni, come un po' in questa tossia, c'è un po' un'inversione di materia, quindi un cambio di stato da solido, come il corpo è, a un po' uno stato gassoso. Sì, è una delle parole che preferisco, la parola commozione, accolto nel bersaglio. E allora dalla parola commozione andiamo a scovare altre parole, sempre da 30 sottotitoli, perché pensiamo qui nel nostro piccolo posto delle parole che per spiegare la poesia bisogna ascoltarla, che non ha poi bisogno di spiegazione, bisogna ascoltarla, lasciarla sedimentare e semmai riascoltarla, rileggerla, riprenderla e così via. Che cosa ci fa ascoltare Tiziana Ceralli adesso? Ah, sono d'accordissimo con ciò che ha detto, assolutamente. L'ascolto è fondamentale. Questa poesia che sto per leggere è l'unica nella raccolta che ha un esergo di Gottfried Benn da Apprelude. Nessuno sa dove si nutrono le gemme, nessuno sa se mai la corolla fiorisca. Eri prossimo ai tuoi 2 anni, quando venne al mondo un febbraio di un'altra terra, per quanto fosse cosparsa di sole viole gialle, così anemoni. E se può apparire che ci sia stata una pausa nell'attendere quel febbraio, vi annuncio che l'incanto di ogni vicenda si trapassava nell'altra senza sosta, come un libro senza confini. Io lo chiamo incastro atemporale. Distolti dal non ritrovare le fattezze della madre nel viso estraneo, ci specchiammo e ti raccontai, cercando un tuo incavo per il mio rilievo. Pioggia di gioia, il loro sorriso sgronda sui dilemmi delle identità come maree che si ritirano nel disegnare archi sulla spiaggia e ne appiattiscono la curva avanzando. Quando penso a questo, non ho paura della morte, perché così schiuse quel sorriso. Incastro atemporale. Questo libro che ormai ha quasi un anno, no? Uscito, se non ricordo male, a maggio, esatto, dello scorso anno. Che risposta ha avuto Tiziana Ceralli dai suoi lettori, da chi ha preso in mano il libro, da chi ha letto le sue poesie? Che cosa ne dicono i suoi lettori? I miei lettori, sì, ho avuto dei riscontri calzanti, che mi hanno fatto piacere, alcune rilevazioni mi hanno fatto riflettere, nel senso che le considerazioni del lettore possono aprire delle finestrelle, degli angolini reconditi, per alcune poesie ci sono state più chiavi di lettura, quindi anche la stessa persona che scrive porta con sé una gioia, per questo che questo lungo periodo che ho impiegato per dare forma a questi componimenti, la forma che ha quella di un libro, mi è piaciuto molto questo tempo lungo, perché scoprivo a distanza di tempo
degli scorci nuovi, che ovviamente sono più rilevanti quando vengono, diciamo, suggeriti da persone che mi leggono. Sono molto contenta sia di aver incontrato Marco Saria, mi piace la sua linea editoriale, è stata un'esperienza, essendo poi un'opera prima, veramente che mi sta piacendo. E adesso facciamo compiere un gesto banalissimo a Tiziana Ceralli, prendere in mano il libro, cosa che ha fatto, vero? Sì, certo. E adesso lo apra a una pagina a caso. A che pagina, ecco. A che pagina lo ha aperto? Mi dica il numero. Allora, ho aperto a pagina 11. E allora ci legga questa poesia. Forbici andate, non certo un grappolo di vite. Tu saresti morto, morta, in quel ganghero dove non ti saresti neanche messa. Il collettivo in una lama a scoprire leggi di fisica non ancora date. Che occhi che avevi, meraviglia dell'altro, così recondita e talmente accessibile solo a te, che ne scorsi la tua, in vero, negli occhi che avevi. E vi parrà quello che a me si rivelò, chance. Tiziana Ceralli, parliamo di luoghi, prima di chiudere questa conversazione, perché sono importanti, luoghi che sono definiti, ma anche quelli che non sono definiti, no? In questa raccolta, il suo primo libro di poesie, Milano, Venezia, Londonderry, non sono posti messi così per un piacere poetico, ma qui c'è un piacere intimo, un piacere di affetto, un piacere che supera lo stesso gesto poetico. Che cosa ne pensa? Sì, ho vissuto prevalentemente a Roma, da quasi 20 anni a Milano, ma ho vissuto anche all'estero, e la visione probabilmente della metropoli è quella che mi ha offerto, diciamo, un palcoscenico, se possiamo così definirlo, molto, molto consone alle mie corde. I luoghi sono come delle traiettorie. Tanto è vero che non è tanto il luogo stesso, ma è la direzione, il movimento che si percorre in un luogo, o addirittura nello spostarsi, quando si trasloca addirittura. Queste direttrici sono come collane. Hanno questo filo, questa retta dove scorrono delle biglie, delle perle, e con il tempo, con l'ambientamento, l'acclimatarsi, si prendono queste perle, un po' come si fa con il rosario, e si riflette su tutte queste tappe. E questo dà anche la possibilità di andare un po' a ritroso, quindi di fare quelle ricognizioni verso il passato. Tiziana Ceralli, prima di chiudere questa conversazione, le vorrei chiedere qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ho ripreso da pochissimi giorni Il carteggio di Ingeborg Bachmann Paul Celan. L'ho letto più di una volta e mi piace molto la formula epistolare in generale, amo proprio scrivere lettere, e quindi questo libro è adesso di nuovo fra le mie mani. Di Ingeborg Bachmann noi racconteremo nel nostro piccolo posto delle parole prossimamente i libri Malina e il libro di Franza,
di Ingeborg Bachmann, per l'appunto, ambedue pubblicati come gli altri dalla casa editrice Adelphi. Intanto grazie davvero Tiziana Ciaralli per averci raccontato 30 sottotitoli. Lo ricordo, il libro è pubblicato dall'editore Marco Saia. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata.